Tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. La la la, la 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 la. No, ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una. Siamo tornati, abbiamo un po' il cuore alla gola dopo queste canzoni sono meravigliose, canzoni veramente belle. Sono fatto anche il film, sì, io sì, l'ho visto, molto, è vero, molto bello. Sì, è stato interpretato alla grandissima da lei. Beh, chiaramente è una femmina, da te che ci stai ascoltando ovviamente, chiaramente che tu sei su queste frequenze bellissime di questa bellissima radio, ci stai ascoltando e brava. Bravissima, so che tu apprezzerai questo gesto. Andiamo avanti. Ok. E da Serena Rossi. Esatto, vedi che è arrivato poi il suggerimento. L'aiutante. Dalla redazione. L'aiutante serve per questo, no? Sì, Ok, allora, rimaniamo nel 73, perché come ho detto poco fa, il 73 è stato vinto in ex aequo da Mia Martini con Minuetto e da Marcella con Io Domani. Questo pezzo è stato scritto da Franco Califano e Dario Baldambembo. Si tratta del 45 giri più venduto nella carriera della cantante e si rilevò, tra, ovviamente, uno dei più grandi successi di quell'estate, perché ricordiamo che fino a
questi anni il Festival Bar veniva vinto tramite il pezzo più gettonato, quindi più ascoltato nei jukebox. Io domani è uno dei brani di successo, di maggiore successo della cantante, ed è diventato anche sigla di una trasmissione radiofonica che si chiamava Gran Varietà. Quindi possiamo chiedere anche a noi una sigla a un cantante. Sì, possiamo chiedere la sigla a un cantante che ti faccia una sigla cantata. Esatto. Ascoltiamo Io domani. Io arrivo dopo domani. Va bene. Se con lei dovrò dividerti, meglio respirarla piano, la felicità, aspettandoti. Io domani avrò cura del pensiero tuo, sarò donna oppure solo amica come tu. Sola, forse un po' per volta ci diremo appena una parola. No, guardami negli occhi, caro amore mio, dimmi se qualcuno vuol dividerci, tu non sai di cosa. Aiuto ragazzi, io non secondo me tra un po' l'ho perdo.
Ma no, perché io mi faccio trasportare dalle canzoni. Tu ti fai tutti i tuoi film, secondo me. Sì. Tantissimi film. Sarebbe bello essere nella tua testa mentre ascolti le canzoni. Io penso che sono il regista del mio cervello. Guarda che in realtà hai detto una cosa molto bella, molto profonda. Sì, così a caso io sono il regista del mio cervello, perché mi faccio le sceneggiature, compongo, mi scompongo e mi racconto con le cavolate che dico. Bene, allora, visto che mi hai lanciato il regista... Ti ho lanciato il regista? Sì, io lancio quest'ultimo cantante, perché siamo arrivati, ahimè, al 1974. Siamo già alla fine. Sì, e ricordiamoci che noi tratteremo 10 anni in 10 anni. Lo lancio così. Aspettate, 10 anni non vuol dire che fra 10 anni fa una puntata nuova, Ma no. No. Se no, ciaone. Uno la dice: come? Fra 10 anni un'altra puntata? Perché? Tutta su spancia? Certo, scusami. Beh, sì, è giusto. Iniziamo adesso, la prima decade. Tra 10 anni ne faremo un'altra decade. Esatto. No, la settimana prossima faremo, nel prossimo episodio, tratteremo un altro decennio. Esatto. Che va dal 74 all'84. Bene, però Rewind. Nel 74 vince un uomo che ha prestato le sue canzoni a un film bellissimo, che si chiama, tra l'altro, come una delle sue canzoni più famose. Si chiama Questo piccolo grande amore. E qui io mi immagino tutte le signore di una certa età, perché chiaramente chi è nato in questi anni ormai avrà una sessantina d'anni, che si strappano i capelli, che gli vengono le vampate di calore, sì, che diventano tutte rosse, perché stavamo parlando del meraviglioso, spettacolare Claudio Baglioni, che è ancora un meraviglioso uomo alla sua età. Esatto. Vince il Festival Bar con E tu. E questo singolo così rimane primo in classifica solo per poche settimane, ovvero 14. Solo? Così, giusto. Vabbè, un po' come la quarantena. No, questo è 14 giorni. No, a parte che non sono 14, ma vabbè. Però io ho battuto il record. Io sono rimasto in vetta alla classifica. Alla classifica dei ecco. Io il record l'ho battuto, ma un giorno ve lo svelerò. Il record l'ho battuto, però io sono rimasto là in cima per tanti anni con una canzone famosissima. Bene, lo svelerà anche a me, perché io non lo so. Nessuno si è mai calcolato. No, direi perché che... non è mai uscita, infatti. Ah, ecco, perché anch'io lo sapevo. Manco io. Sei rimasto in mezzo nel tuo cervello. No, è rimasta nella mia regia cerebrale. Bene. Io ho fatto una canzone nel mio cervello, solo che non l'ho mai fatto uscire. Non l'ho mai uscita. No. Me la canto di sotto la doccia. Bene. Lì, ma in testa. Ascolta, ascoltiamo Claudio Baglioni. Esatto. E taciti. Claudio Baglioni con E tu. Siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui, piedi nudi io, sfioravo i tuoi capelli io, per fermarci a giocare con una formica e poi chiudere gli occhi, non pensare più, senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste nell'ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Puoi correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro.
tu in ogni mio pensiero.